Arrivano in cinema La sedia della felicità, l'ultimo film di Carlo Mazzacurati, un'opera testamento in cui il regista recentemente scomparso ha chiamato tutti gli attori con cui ha lavorato nella sua carriera per affidar loro ogni ruolo del film. Per l'occasione Film.it incontra i protagonisti Giuseppe Battiston, Valerio Mastandrea e Isabella Aragonese. Grazie per il vostro tempo, un sacerdote, un estetista, un tatuatore. Quanto nel vostro lavoro dovete ancora ricercare, fare ricerca per quanto riguarda imparare un mestiere? Quanto Mazzacurati vi ha incoraggiato a ricercare per il mestiere? Che domandona, era Cattita. Iniziata con una barzelletta, un sacerdote, un estetista e un tatuatore, poi invece è diventata molto solida come domanda. Andiamo siamo andati sul tema del lavoro. Però data la tua preparazione, secondo me potresti dare una risposta a questo, sì. Per tutti noi. Tu parlava con te? No, con te. No, con te. Con me? Sì. Vi concedo altri 2 secondi, poi cambio domanda. Ok. Sì. Vedo che non ha recepito però. Sento una presenza negativa. Uno di noi danneggia il cerchio. Sì. Sono forse io? E Mazzacurati era una persona che amava lavorare con gli attori, amava vederli al lavoro. Lui dava delle indicazioni molto precise attraverso la lettura della sceneggiatura, ti presentava tutti i personaggi, i luoghi, le storie, le sue suggestioni. E però poi dopo la costruzione di queste figure spettava agli attori, diciamo che era più divertito se veniva dagli attori, ecco. E quindi era un gioco a stimolarsi, a darsi degli input, a buttare delle cose che riuscissero a costruire le varie situazioni. Quindi Mario, il succo è proprio, tu sapresti fare un tatuaggio, è proprio sì, bello. Infatti avevo capito che era così, ma lui però no, non saprei, no. Okay. Non saprei, non solo, ma sarebbe una responsabilità quasi da medico. Ho sempre pensato che il tatuatore fosse come il pilota d'aereo o il chirurgo. Lavori per cui c'è bisogno di una responsabilità. E io so fare massaggi e la ceretta. Scusa, non mi hai chiesto se so fare le confessioni, ad esempio. Eri così dentro il personaggio che ti facevi chiamare padre o ti facevi dare diciamo che avevo dei figli piuttosto indisciplinati a fianco, ecco. E quindi insomma è stato abbastanza tosto me dicevi il set prima di cominciare. Era una benedizione reciproca, diciamo che eravamo un po' tutti dentro un grande atto di fede, no? Quella sedia, sì? Per noi è molto importante. Sì, molto importante. Sì. Perché è importante mia sedia? Perché è importante. È una storia lunga. No, io non vedo mia sedia. Questa sedia. Stai dicendo una cosa interessante. Sulla felicità stavo dicendo che da attori noterete quanto il cinema italiano usa la felicità, usa e abusa. Questo film quanto non l'abusa? Che il tema sia abusato, usato e abusato è vero. Non credo che sia il caso di questo film, in quanto poi quello che ti lascia il film è proprio il consiglio di guardare molto vicino a te, quando invece nell'immaginario comune le cose da raggiungere sono lontane, difficili e bisogna lottare tanto per... In realtà molto spesso quello che cerchi ce l'hai in tasca, ecco. Che non è un mazzone di chiavi, però insomma parlo per metafora. Io non voglio un tatuaggio di no, io voglio te. Dai, sali, sali! In attesa che Mastandrea debutti alla regia adattando il fumetto La profezia dell'armadillo di Zero Calcare, abbiamo provato a chiedergli del suo rapporto con il cinema tratto dai fumetti. Mastandrea ha provato a rispondere con grande difficoltà. Ma io ne vedo pochi, devo essere sincero, e preferisco leggere i fumetti e guardare i film, non guardare film che parlino di fumetti, ecco, è una cosa... Però non a caso, diciamo che ultimamente sono invece interessato a un'altra forma di... Non posso rispondere a questa domanda, tu sai perché, so pure perché me l'hai fatta, ma non ci abbiamo né tempo ed è un po' prematuro, ecco. Vabbè, grazie, allora... però ci ho provato, hai visto? Ho provato a prendere da lontano, ma poi ho capito io. Vabbè, grazie. Poi ne parleremo, però, poi ne parleremo. Speriamo. Sì, speriamo davvero. È la ricerca della felicità. Sì.
Grazie. 100. Poi niente. 300? Raggi ride. Cazzo ride.